Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di C'è Foggia per te. Grazie, grazie, grazie. La storia che racconteremo oggi è la storia di Giovanni. Giovanni è un ragazzo di 34 anni, un ragazzo semplicissimo, nato e vissuto a Foggia e tifosissimo della squadra della sua città, il Foggia per l'appunto. Giovanni ha seguito il Foggia da sempre, trasferte in casa, delusioni, gioie, più delusioni che gioie. E Giovanni a un certo punto si è diviso da un suo amico con il quale faceva tutte queste cose insieme. Questo amico un giorno non l'ha più voluto vedere, non ha più voluto vedere né lui, né il Foggia, né tutto ciò che gli ricordasse il Foggia, compreso la loro amicizia. E lo facciamo entrare. Maria, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Non sono Maria, quindi. Ok, Maria. Allora, Giovanni, raccontaci un po'. Stavamo dicendo che hai seguito da sempre il Foggia con il tuo amico Fabio. Sì, inseparabile amico Fabio. Sì, Maria, con Fabio... Non so, Maria. Ok, Maria. Con Fabio siamo cresciuti praticamente insieme, da bambini. Lo Zaccheria, il nostro tempio, il nostro parco giochi è stato quello. Leggo che avete visto i posti più belli d'Europa nelle trasferte. Sì, assolutamente. Seguendo il Foggia. Seguendo il Foggia siamo stati a Gela, quando rubammo i ghiaccioli alle dottoresse. Poi mi ricordo quella volta anche a Pomigliano, con le mozzarelle. Ma qua mi hanno bellissimo. Scritto i posti più belli d'Europa. Sì, una volta anche a Barcellona. Ah, Barcellona, è un posto capitale europea. No, Barcellona, quello in Sicilia. Lì facciamo una trasferta bellissima, al ritorno col traghetto venimmo scambiati per dei... Barcellona Pozzo di Gotto. Sì. I posti più belli d'Europa, Pomigliano, Barcellona Pozzo di Gotto. Vabbè, continuiamo. Sì, anche a Santa Anastasia. Quando quella volta con la fiamma ossidrica i tifosi avversari ci volevano ammazzare di botte. Pensate, la fiamma ossidrica. Bellissimo. Poi che cosa è successo? Cosa è successo? Che nel 2006, anzi, sì, nel 2006, anzi, 2007, anzi, in occasione della partita Avellino Foggia, finale dei playoff per andare in Serie B, quel maledetto Rivaldo. Quello del Barcellona? No, quello dell'Avellino. Ah, ecco. Quel maledetto Rivaldo fece gol, non andammo più in Serie B. Beh, può capitare. E Fabio andò in crisi. Da quella volta non ho più visto Fabio. E qui non fare così. Non fare così. Mi fai commuovere pure a me. Quindi adesso hai mandato a chiamare Fabio, vediamo se... Sì, perché io la domenica, Fabio era l'idolo della curva. Fabio la domenica si metteva sulle ringhiere e noi facevamo le palline di carte infuocate, gliele buttavamo in carriera. Che ridere. Che teppisti che eravate. Però adesso abbiamo mandato la busta a Fabio, vediamo se Fabio ha accettato. Allora, mandiamo la clip del postino. Ciao Maria, siamo a Foggia e stiamo andando a cercare il signor Fabio. Sei Fabio? Sì, sono Fabio. Hai 42 anni? Sì. Sei tifoso del Foggia? Sì. Conduci sempre a rete? Sì. E allora c'è Foggia per te. Ci aspettiamo in su. Sì, c'è Foggia per te. Bene, adesso vediamo se... Questi chiamo, scusate, e non è il postino della clip questo? Maria, io faccio i numeri pari, quello faccio i numeri dispari. Ah, tu fai i numeri pari e con i numeri dispari, vabbè, tutto qua succede. Vabbè, e vediamo se ha accettato l'invito. Maria, il signor Fabio ha accettato l'invito. Massimo, uno condannato a morte. Un sorriso, una trasmissione televisiva, applausi. Sono commosso. Sei commosso, non sai neanche perché ti abbiamo chiamato. Ciao Maria. Non sono Maria. Allora, non sono Maria. Non sono Maria. Posso essere Maria? No, chiedo scusa, ho avuto un abbaglio. E fresca a Bali. Allora, hai idea di chi può averti chiamato? Fabio?
La Guardia di Finanza forse? No, la Guardia di Finanza no. I Carabinieri? Neanche i Carabinieri. Che ne so, Sanremo? Sanremo, te la chiama a te? Sanremo, che ne so. No, né Sanremo, né i Carabinieri, né l'Agenzia delle Entrate, chi può essere? Il padrone persona... della casa, che non paga l'affitto da 4 mesi? Neanche il padrone di casa che non paga l'affitto. Non hai idea di chi può essere? Vogliamo vedere chi è? Vediamo un po' chi è. Apriamo la busta, vediamo chi è. Vediamo. Eccolo. Com'è? Lo conosci? Sì, sì, il grintoso Giovanni Dorse. Bravo, bravo. Ti ha riconosciuto Giovanni? Avanza soldi, no? No. Vabbè, allora, che dici? Lo facciamo parlare, vediamo cosa da dirti. Perché ti ha chiamato? Accetto, Maria. Accetto, accettato. Vediamo se... Fabio, ti ricordi quella volta a Taranto? Sì. Te lo ricordi? Con le cintate tra la schiena. Brutti incidenti, beh, però mi divertivo. Ti ricordi a Tricase? Mi ricordo. Ti ricordi? A Napoli pure. A Castellammare di Stabia, quando ci rotolavamo sui gradoni. Mi ricordo. E ti ricordi di Valdo, Fabio? Perché da quel giorno non sei più venuto allo stadio? Da quel giorno la salute è venuta a meno. Purtroppo certe emozioni non le posso più ricevere, né emozioni né gioia. Però purtroppo ultimamente sono tutti dolori, quindi... Però il Foggia da casa lo seguo sempre. Che tipo di dolori? Dolori... Osteoporosi? Dolori di cuore. Ah, dolori di cuore. Fabio, il Foggia è in B ora, lo vuoi capire? Abbiamo bisogno di te. Le palline infuocate in mezzo ai capelli, le cingomme, a chi le buttiamo ora? Che poi, tra l'altro, Giovanni era anche il tuo parrucchiere. Da allora non tagli più i capelli? No, da allora faccio tutto io. Hai fatto crescere? Sì, faccio tutto io. Il cespuglio? Sì, faccio tutto io. Certo. Fabio, ti ricordi a Rieti quando staccavi i pezzi di montagna e li abbiamo lanciati sulle macchine? Te lo ricordi? Mi ricordo Montagna Verde, me lo ricordi. Ricorda Montagna Verde? Mi ricordo Montagna Verde. Fabio, apri questa busta, torna allo stadio. Che vogliamo fare, Fabio? Secondo te, meglio aprire la busta o vuoi prenderti ancora del tempo? Giovanni comunque... Maria, scusami. Ecco. No, Maria! Maria, quella volta che abbiamo buttato l'acido sui seggiolini, non può averlo dimenticato. Questi scherzi da birba, l'acido sui seggiolini avete buttato. Avete rubato all'autogrill. Apriamo, non vuoi tornare a fare tutte queste cose? Per un ora... po' di lacrime, ce le vuoi far vedere che sale l'audience? Emozionati. Sono una persona di forte carattere. Forte carattere. Ho il carattere forte. Ho quindi... che problemi di cuore. Allora... Vedi, è disparato il tuo amico Giovanni. Vogliamo aprire la busta o no? Apriamo, signora Maria. Non so, Maria, apriamo la busta, apriamo la busta. Mi scusi. Apriamo la busta. Ok. Giovanni. Grande Giovanni. Grande, grazie. Che piacere. Ringraziamo Maria, grazie Maria. Non so, Maria. Grazie Maria, grazie Maria. Grazie Maria.